Grazie Presidente. Questo emendamento è molto importante perché serve moltissimo, sempre in un'ottica di trasparenza, mettere a disposizione dei cittadini i verbali delle conferenze dei servizi. Le conferenze dei servizi, se andate online, chiunque vuole andare online e verificare che cos'è una conferenza dei servizi, la conferenza dei servizi è il mezzo mediante il quale rendere più veloci le intese tra gli enti interessati, più veloci. Il 90% delle volte che in commissioni trasparenza o in altre commissioni si mette in evidenza il problema della conferenza dei servizi, la velocità è uno degli elementi che non ci sta mai, perché molto spesso non riescono a incontrarsi, chi deve partecipare magari per qualsiasi impegno non partecipa e così via. Le fasi del procedimento della conferenza dei servizi, ad esempio, è istruttoria, si nominano i rappresentanti, c'è la convocazione, c'è lo svolgimento della conferenza, adozione di provvedimenti e infine la redazione del verbale. Questa redazione del verbale è quello che noi stiamo mettendo in trasparenza, quindi nella deliberazione atti, dopo questo regolamento, dovremo trovare online questi verbali. Di più, assessora Marzano, per lei, di più. Da questi verbali, volendo, possiamo fare dei dataset open data, dove possiamo monitorare com'è il funzionamento di queste conferenze dei servizi, perché questi dati ci possono permettere di capire l'efficienza e l'efficacia dell'amministrazione, perché molto spesso attraverso la conferenza dei servizi si hanno degli elementi che ci aiutano a capire lì dove non c'è efficienza e quindi intervenire in tempo utile. Quindi molto contenta che questo emendamento, diciamo, renda questo piccolo tassello di trasparenza in più nel regolamento accessi che stiamo approvando oggi. Grazie.